La forza del dialogo nell'era digitale, un progetto organizzato da Lisi Pertini di Lucca in collaborazione a livello nazionale con gli istituti scolastici appartenenti alla rete delle avanguardie educative di Indire, ovvero il liceo Bertolucci di Parma, l'IS Pacioli di Crema, l'ITE di Busto Arsizio, l'ISA 13 di Sarzana e l'IS Savoia Bene in Casa di Ancona. Al Real Collegio è stato presentato il resoconto delle attività con una tavola rotonda per la discussione sugli esiti del monitoraggio e le prospettive future. L'evento, basato sulla metodologia del debate, ha visto la partecipazione di ricercatori di Indire per la presentazione di risultati di esperti di settore e dei dirigenti scolastici. Un progetto realizzato nell'anno 2021-2022 che ha visto il coinvolgimento di oltre 200 scuole di tutta Italia, la formazione di quasi 1000 docenti e la sperimentazione su un numero di quasi 15.000 studenti di tutti gli ordini di scuola. Stamani è la giornata di restituzione di un progetto nazionale che abbiamo fatto insieme a molte scuole di avanguardia educative per la diffusione della metodologia del debate. E noi siamo una scuola Polo fondatrice di Avanguardia e siamo molto contenti di essere riusciti a trasmettere questo a circa 16.000 studenti di tutta Italia. E stamani mattina c'è la restituzione proprio delle ricercatrici di Indire che hanno curato il monitoraggio, quindi questionari a docenti, studenti, dirigenti, da cui è emerso la soddisfazione di aver imparato un nuovo modo di insegnare e per i ragazzi di apprendere, proprio perché il debate è una metodologia che rende protagonisti i ragazzi e che praticamente rendendoli protagonisti fa sì che l'apprendimento diventi stabile e non solo appiccicato da semplici conoscenze. Quindi è un pochino l'idea in generale di avanguardie educative, renderli protagonisti con tutte le loro idee.